B, giocatori come Roncaglia, come Pizarro, soprattutto Borja Valero, come Toni, non si facciano, vadano in campo con la concentrazione giusta. L'importante oggi è andare in campo con la concentrazione giusta. E quindi e allora è chiaro, tecnicamente la Fiorentina sovrasta il Pescara, no? Anche se il Pescara è una squadra strana, però in trasferta ha fatto molto poco, Fatto impresso, credo, ha perso punti 6 volte, 17? Ha vinto una volta solo un pareggio sul campo, mi pare, a Bologna. No, a Bologna pareggiata, 1-1 a Bologna. L'ha detto apposta questo segnale, un affare. Ma lo vedete come l'ho trovato incattivito? C'ha le zinzole allegre oggi, c'ha le zinzole allegre. Però si salva col colore del golfino. Senti, il colore del golfino, come finisce Fiorentina Pescara per te oggi? 2-0, dai. Cioè, voglio dire, il problema è la prima volta, ragazzi, e 5 anni che faccio trasmissione, è la prima volta che ti sento sbilanciare così ufficialmente. Io paragono, come dice Vittorio, le categorie del giocatori. Chi è? Fra la categoria della Fiorentina e quella del Pescara non c'è. C'è delle certo, se poi, c'è delle se l'approccio alla partita è sbagliato, allora buonanotte suonatori. Però voglio dire, il problema dell'approccio ce l'ha la Fiorentina, ma ce l'ha anche il Pescara dal suo picco. Quindi vediamo. Il Pescara affronta tutte le partite. Io ho letto un'intervista del Pescara in questi giorni, di un dirigente. 2-0, è ovvio. No, dicevano che sulla carta il Pescara. Cioè, ci vuole l'accento sulla E, Basso, sulla carta il Pescara dava questa trasferta qui 0 punti, insomma. Perciò loro vengono qui, cercano di fare quello che fanno, se riescono a fare qualcosa tutto di guadagnato, se non hanno nulla da perdere. No, diciamo. Il Pescara è anche una squadra abbastanza fortunata, l'ultima partita l'ha vinta con una fortuna pazzesca, l'ultima partita. E quante ne ha perse anche magari? Sì, forse qualcosa, però... Vittorio, ti schieri al partito del 6-0 di Tommaso Mattei? Io mi schiero al partito dei bookmakers, che oggi intravedono in Serie A due basi, e che di due partite in cui uno non supera il 20%, ciò vuol dire che, insomma, come si usa dire in gergo, è una quota d'affezione, ma aggiungo anche che secondo me questa è una partita da uno handicap, cioè con molti gol di scarto. In Fiorentina Pescara, fatemi capire, il pareggio viene dato a 6 da questo punto di vista, 1,20, e la vittoria del Pescara 1,22, a 12. È 1,22. Lo sai che ti dico che un mio amico ha giocato 2 euro sulla vittoria del Pescara? Sì, vabbè, ognuno può regalare i soldi. Davvero? Perché siamo oggi due a Befana, euro, invece, della calza 13 può regalarle euro, a 13 viene data la vittoria della Samp a Torino, a 13. Sì, le due basi dei bookmaker sono Juventus e Fiorentina oggi, e direi anche sostanzialmente il Milan, perché malgrado tutto, insomma, io non vedo delle differenze anche per Milan-Siena. Il Pescara è una squadra che conosciamo bene, oltretutto oggi non c'è nemmeno forse l'elemento più interessante Quintero, gli osservatori volevano seguire con più attenzione, cioè Quintero, quindi voglio dire... Però attenzione, Montella ieri ha sottolineato la bravura di questo Weiss. Sì, vabbè. Slovacco. La birra è buona, la Weiss. È buona la birra. L'ha detto Montella, non l'ho detto io. Quindi, vabbè, vediamo, non è che lui sia depositario del quindi verbo. Non che bisogna, come dire, dare, come si dice? Nulla per scontato. Beh, Vittorio Weiss è richiesto da molte squadre. Sì, sì, per carità, ma è gioca nel Pescara, non gioca nel Real Madrid. Lo so, però se facciamo anche nel Pescara. Allora torna a ripetersi che Sau, che ieri stava per punirsi, giocava nella Juve Stabia. Non è detto che uno che giochi nella Juve Stabia non sia un giocatore di calcio. Ragazzi, vabbè, insomma, vabbè, no, no, per te sono giocatori di calcio solo quelli del Real Madrid, del Barcellona, del Manchester United, della Juventus e della Lazio, poi il resto non conta nulla. Comunque è certo che Montella preparando dimenticato la partita, il Bologna. Come mai non l'hai messo il Bologna? È certo che Montella, perché Bologna te lo considera una squadra di settima categoria. Questo è indubbio. Diamanti, un giocatore di tredicesima categoria, quindi questo è poco ma sicuro. Io invece la mia paura di oggi è il Bologna, proprio che quasi sicuramente giocherà senza Diamanti. Ma poi, scusami, allora il pronostico sui giocatori, occhio a Weiss, perché questo è buono. Non lo dice solo Montella, volevo dire a Vittorio, non lo dice solo Montella. Ma ragazzi, ma Montella, è un giocatore che a Pescara fanno anche una birra molto buona. Ecco, appunto. Oltre a quella di Weiss. No, a parte c'è. Fanno una birra buonissima a Pescara. Come si chiama? Non si può fare pubblicità. È uscito di Natale intanto con la standing ovation, doppietta per lui. Perché c'è qualche birra abruzzese.
Sì, davvero, parte scherzo. Beh, c'è anche la birra toscana, quindi. Bene, bene. Burgo c'è anche la birra bresciana. Abbiamo finito. Ragazzi, qui siamo dopo le vacanze di Natale su questo tipo di Garfagnana c'è la più buona birra d'Italia, dicono. Questo non è quella con è un tutti dato i nomi fatto. Beatrice, Dante Alighieri, sono straordinari. Anche a Borgo fanno la birra. Io non lo so perché non mi piace la birra. Come vedete, dove fanno un buon lampredotto? Non lo so, ragazzi, in via dell'Ariento. In via Gioberti, Sant'Ambrosio, grazie. Al banchino, volevo spostarvi per un attimo dalla Fiorentina, tanto poi ci ritorneremo e ci staremo per tutto il pomeriggio. Ritenete che sia arrivato alla fine? Parto da Vittorio, che è un pochino più acuminato di voi dal punto di vista del veleno nei confronti delle cose calcistiche. Ritieni arrivata alla fine la carriera di Stramaccioni sull'Inter? Secondo me non è mai iniziata. Vabbè, però ma questo è relativo. È stato seduto sulla panchina dell'Inter, dici che lo tolgono da oggi? Chi lo toglie, la cooperativa o il presidente? Perché presidente. Ma forse complice anche... No, forse perché alla cooperativa forse va bene. Non lo so, credo che incominci a non andare più bene neanche alla cooperativa. No, io non credo subito, ma questo è un segnale brutto. È la quinta sconfitta consecutiva. Sì, però è la riapertura delle ostilità, sicché c'è questa pausa e diciamo che crea un alibi. Dico che secondo me è sulla buona strada, ma i problemi dell'Inter, sarebbe ingiusto non dirlo, non sono soltanto Stramaccioni. 10 assenti. Io ho visto il primo tempo di questa squadra, l'ho vista su redazione, è una partita ai confini della realtà, in cui giocata sotto ritmo, senza idee e soprattutto senza motivazioni, perché se una cosa dovevamo riconoscere a Stramaccioni, Giorgio, al di là delle scelte tattiche, spesso ha sbagliato anche formazione e lo contestavamo in quel senso lì, però all'inizio del campionato questa squadra sembrava aver ritrovato un certo entusiasmo, no? Che secondo me cammin facendo ha perduto in maniera pericolosa. Dopo la vittoria a Torino con la Juventus, cioè, sono sparito. Io posso comprendere una squadra che magari sta a centro classifica e sa di essere tagliata fuori da certi obiettivi e che non è facile motivare, no? Ce lo insegna anche la nostra esperienza, Giorgio. Ma l'Inter, bene o male, fino a 3-4 giornate fa si era detto poteva essere l'anti-Juventus. Addirittura aveva vinto a Torino e poteva anche pensare a un riaggancio. E